Salve a tutti, amici ragazzi e ragazze, soprattutto, ma non facciamo del razzismo, anche ragazzi, anche ragazze. Allora, bentornati, prima di tutto, in questo nuovo episodio di Prince of Persia, The Lost Crown, la corona perduta. E ricapitolando un po' quello che sta succedendo, siamo alla ricerca di un secondo, di un nuovo potere temporale che ci permetta essenzialmente di rompere i sigilli per andare in un posto che è situato qui sotto nel porto sommerso, che è l'accesso ad un posto, una città di sabbia o qualcosa del genere. Allora, io sono, dopo aver perlustrato vari punti della mappa, sono giunto alla conclusione che bisogna perlustrare questa zona e quest'altra zona per ricollegarmi a questa zona, che sono le uniche che spero siano accessibili al momento, dato che il resto della mappa è per lo più inaccessibile. Quindi, senza perderci in chiacchiere, riprendiamo questo viaggio. Allora, qua ovviamente, se vi ricordate bene, nel primo o secondo episodio, non ricordo, più probabile il primo comunque, aia aia, qua sono tosti. Ecco, ah, mi ha eliminati tutti e due. Quindi vi dicevo che questo gioco ve lo consiglio perché sotto mentite spoglie vi metterà di fronte a delle scelte che stimoleranno non poco le vostre capacità, più che scelte dovrei dire degli enigmi, insomma, non solo degli enigmi, proprio tutto come è strutturato il gioco. Mi metto di fronte a queste situazioni che, insomma, mi mettono un bel po' in difficoltà. Cioè, oddio, non è un gioco difficilissimo, io lo sto giocando a difficoltà eroe, comunque. Ciò che cambia essenzialmente è il danno inflitto dai nemici e dalle trappole ambientali, quindi diciamo non è così che poi. Grosso il cambiamento tra eroe e immortale. Comunque io sto facendo come eroe perché appunto all'inizio come immortale, poi perché dovevo prendere dimestichezza con i comandi, non riuscivo a proseguire senza dover incappare ogni 3x2 in una morte per mano di nemici. Tra l'altro poi man mano che ci giocavi, che ci si gioca, insomma, si arriva a capire che poi, insomma, il fatto di sconfiggere i nemici, a parte determinate aree che richiedono appunto di sconfiggere determinati nemici, non è necessario, quindi si può benissimo saltare dove è possibile, anche se comunque tendenzialmente tendono a infliggerti dei danni. Comunque, tenete d'occhio questi gameplay perché vi do ogni tanto dei, come si dice, degli appoggi, adesso non so come, insomma, che vi possono tornare utili nel gameplay ma anche in altre cose.
bella vita, quindi Dio, se siete fortunati di aver visto questo gameplay in cui ve lo dico, va bene, se invece non lo siete, non l'avete visto, ovviamente non lo saprete mai. Comunque allora qui va bene, allora già che l'accesso è possibile, è una bella cosa. Pronto. Qui c'era venuto all'inizio del gioco. Ecco, distruggiamo questa specie di alveare. Benissimo. Quindi diciamo. Tra l'altro questo è il punto della mappa che ci espone più di tutto. I punti ai danni ambientali, che allora io qui facciamo, proviamo a scendere, anche se qua abbiamo una discesa diretta da qui, invece da qui è un altro. Va bene, proviamo a farlo di qua e poi di sotto. Inutile, quanto inutile. Tra l'altro questo posto lo si poteva benissimo esplorare in una fase abbastanza early game, nel senso che non ci sono delle cose che era impossibile fare, perché che, o meglio, richiedevano dei poteri particolari che comunque adesso abbiamo. Quindi diciamo si poteva fare anche in una fase iniziale in cui non era richiesto nessuna abilità particolare. Ovviamente la difficoltà era tutta nel dover affrontare questi nemici e i danni ambientali, che insomma fino a quando non capisci che cos'è che ti danneggia. Vedete, guardate, nonostante siamo avanzati, questi qua sono sottosti. Quindi andare lì su, vedi, per esempio adesso è possibile grazie a questo, altrimenti non avremmo fatto io questo. Comunque se le devo ripassare, vabbè, dicevo qualche cosa su due cristalli. Magari inizi con due cristalli, poi prosegui e ti trovi che invece era un potere temporale o no. Vabbè, tu devi morire. E io, scusa, mi ricarico un attimo. Quindi poi c'è un'altra parigna. Comunque sono abbastanza ottimista su quest'area della mappa. Secondo me troveremo qualcosa di interessante. Questi qua sono velocissimi, questi razzi. Questi razzi splinter, non so se vi ricordate le tartarughe ninja di voi a una certa età. Vabbè, che poi le hanno comunque, le hanno rifatte, però voglio dire. Vabbè, questo è veramente un po'. Ah, però li distrugge comunque. Non lo so, ragazzi, che adesso credo che sia abbastanza buona quella che avete pagato. A me interessa più che altro la quantità di danni che siamo in grado di fare con una determinata abilità, più che
stiamo colpendo, ma lascia andare. C'ho dei dubbi. Ah no, magari lo stiamo colpendo. Ok, qua. Se c'erano quelli non potevo interagire. Vabbè. Ah, inverte il flusso. Abbiamo un passaggio che però a quanto pare al momento è chiuso, quindi facciamo una bella fotina qui. Ok, e vediamo un po' di andare. Ma sei stronzo, però che mi fai ricominciare da qui, ragazzi. Ci sono le cose facili che poi te le rendi difficili per una strana sensazione di fretta. Allora, continuiamo per l'illustrazione di qua. Qui anzi adesso una parte. Guardate questi danni inaspettati, appunto uno non se ne aspetta. Io ricorrerei a una cura. No, vedi, ho sbagliato. Abbiamo trovato un tesoro con un utilissimo oggetto damasco per forgiare cose. Quindi di qua si va su. Andiamo giustamente un attimino a controllare. Ah, questa apre la grata. C'era una grata qui su che io neanche avevo notato. Perfetto. Ciao, no. Quindi diciamo il mio ottimismo si è ridimensionato. Però vediamo un po' se qualcosina la... passaggio nascosto lo troviamo lo stesso. E questo è un gioco di passaggi nascosti, praticamente, avete capito allora qua per esempio c'è una grata, no? Ecco, questo qua facilmente ci elimina adesso. Comunque, dicevo, questo è un posto di passaggi nascosti, allora magari adesso qua, che è probabile che ci lascio le penne, ecco. Se non le lascio adesso, ecco, come vedete qua, per esempio, il passaggio c'è. Però con quella poca energia che ho mi vedo abbastanza limitato. Però intanto, ecco, vedete qua, abbiamo aperto questo e spero che rimanga aperto.
Ecco, adesso sono rimasto. Comunque, per capirci, è questo che intendevo. Quindi siamo anche abbastanza distanti ancora, perché non ci siamo nemmeno salvati a un albero più vicino. E quindi comunque dobbiamo fare questo pezzo. Comunque almeno abbiamo trovato. Qui per esempio adesso qui c'è segnalata una caduta. Però chissà, chissà. Mi tocca fare tutte adesso per esempio per arrivare con una salute discretamente buona. Devo evitare di affrontare nemici, no? Sono proprio quelli essenziali. Quindi anche se in effetti c'è sempre una continua ricerca di cristalli, effettivamente con questi ci permettiamo dei potenziamenti che altrimenti non potremmo permetterci. Intanto ci sincronizziamo anche a quest'albero. Abbiamo ancora pochi cristalli, perché per i prossimi potenziamenti richiedono cristalli e tante altre cose, quindi. Però effettivamente le abilità più grosse, diciamo ormai, oddio, più grosse, però comunque abbiamo, ce l'abbiamo equipaggiate, cose che ci servono a questo livello. Ragazzi, vi ricordo fra l'altro che, vabbè, non ve l'ho fatto vedere, nel momento in cui carico la partita a me esce ogni volta, c'è scritta la percentuale di gioco, non l'avevo notato prima. E comunque siamo a solamente un 36-37% se non sbaglio. Oggi magari saremo un 39, però voglio dire, siamo veramente, non siamo neanche a metà. Come vi dicevo l'altra volta, spero di essere a metà del gioco. E invece no. Perché tutti questi spostamenti, se effettivamente, se non sai dove devi andare, effettivamente ti sembra giri in tondo. Anche se però poi magari scopri cose utili, come effettivamente succede, scopri qualche potenziamento, qualcosa, però diciamo che non è fondamentale per il proseguimento della storia. Ho preso un sacco di amuleti per esempio, che non so effettivamente che cosa farmi. Li ho presi perché li ho trovati. Scopri quello e scopri quell'altro e mi sono trovato ad avere tutti questi amuleti. Alla fine ne ho usato solo 3, ma o vuoi perché non posso equipaggiarmene altri, perché purtroppo i potenziamenti per gli amuleti non ho ancora capito esattamente dove li posso trovare. All'inizio alcuni ne abbiamo comprati, uno ne abbiamo comprato dalla nostra, dalla donna, insomma, cattivissimo. Che altro, è, fa un po' paura, però. Che fa un po' schifo effettivamente. C'è un bel vaso che adesso per esempio io non so proprio come prendere. Vedi, come faccio a prenderlo quello? Non lo posso prendere, troppo alto. Quindi là c'è un'altra strada.
principi diventati immortali, ragazzi. Questo è il pezzo che mi ricorda di più di tutti per per quanto è lugubre, diciamo, il primo Prince of Persia, quello che vi dicevo essere il più ostico. Comunque, difficile. Adesso mi devo ricordare dove era la signora, quella lì che ci ha chiesto qua c'era il pirata, io credo che sia proprio bella questa ragazzina di Corbe. Questa qui è bella, proprio bella. Dov'è? Dov'era? Per raccatta scarti. Ah, eccola qua, è segnata. Per fortuna, ragazzi, almeno questi punti me li tengo sulla mappa, perché io non posso ricordarmi ogni volta. A gruesome sight. Other victims of this forsaken place. These must be the old woman's children. Esatto, fondamentale questo. Nelle viscere i bambini cantano, è una cittadella antica e la sua vasta profondità, figlio di questa terra, vago nell'oscurità. Gioco e saltello con la gente nel cuore, in un mondo obliato dove la luce muore. Mio padre fu marinaio di audacia sorprendente, ma in mare scomparve e di lui non resta più niente. Il suo nome io canto, io risuono armonioso, perché il suo spirito mi sente e trovi riposo, ma la lunga sorge e il buio imperversa. Sussurra segreti le mie innocenze perse, il mio canto si fa bisbiglio e bisbiglio in grida atroci. Lei che già ne corrido ai nemico i più feroci, l'abbraccio alla cittadella più freddo di notte, i muri parlano di un dolore che è tutto inghiotte. Cerco sollievo, un bagliore di speranza, ma è tutto inutile, l'oscurità avanza, sono intrappolato dentro l'abisso, perseguitato da ricordi, per sempre mi abisso. I segreti della cittadella dentro l'anima affondano, una rima oscura in cui le ombre ti circondano, ed ecco il mio canto, malinconico lamento, nelle viscere del Monte Caffa, terra il mio tormento. Figlio delle terme, mi ha detto imprigionato in questa stick fortezza, la speranza per la... Ok, ragazzi. Ne abbiamo. Bene, bene, bene. Qui abbiamo i morti figli della signora, che sono questi qua. Qua. E... Piazza che... I've avenged your children. Now, do as you promised. Tell me what you know of the past. The past is meaningless. Ah!
questo è relativamente inutile. Che quando la salute è bassa tendiamo a riportarla in alto. Comunque, questi amuleti qua veramente servirebbero più portamuleti che amuleti. Comunque. Quindi la signora, fammi capire. La signora è scomparsa, eh sì, era qui e niente, la missione si è completata. E che ci ha dato? Qualche gemma, qualche cosa di quella, insomma. Infatti non c'è più, ce l'ha da per completata. Ah, la ricompensa era quella, solo l'amuleto. Vabbè, proprio inutile, ragazzi, inutile, inutile. Vabbè, allora, guerrieri smarriti, questo qua, altri 5 per un altro amuleto, che ci darà un altro amuleto, un po' di cristalli. Che altro questo, guerrieri smarriti, è interessante, però, ovviamente, se non li troviamo, si addostanno. Guarda scia. Quindi questo è toccabile. Pavimento è lava, ragazzi. Lo ricordo. Aia. Aia. Però dai. Ah, qui abbiamo un altro passaggio strano. Ecco lì. Che carino. Guarda qua. Ah, qua abbiamo anche questo. Non è affatto male. Quindi al momento ciò che proviamo a cercare il passaggio da questa parte qua. Vediamo se il passaggio è... Ah, questo rimane anche aperto, perfetto, questo è bellissimo. Ok, quindi qui avevamo messo un segnaposto, no. Quindi l'unico segnaposto era qui e riguardava che cosa? Questo passa un passaggio sotterraneo. Anche lì. Probabilmente si apre dal porto anche questo. Qui c'è ancora da vedere questo passaggio qui, che è un po' difficilotto. Aia. Okay.
se possiamo andare da questa parte. In teoria si potrebbe. Bene, 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 ragazzi, bene. Ah, questo è a tempo. Comunque la salute massima ci fa sempre comodo. Fa sempre comodo la salute massima. Aumentarla. Quindi teletrasporto è qui. Allora, qui sembra che non ci sia null'altro. Quindi non ci rimane che fare un bel giretto da qui e provare a risalire sulla cittadella. Anche volendo sarebbe anche utile fare un giro di nuovo qui negli archivi, perché negli archivi non ricordo di aver provato poteri del tempo. No, invece forse ho trovato proprio un potere del tempo qua negli archivi sacri. Altro, adesso vedo che sono, ogni zona c'ha il suo contatore di segreti, tesori, eccetera, quindi diciamo che non abbiamo scoperto praticamente nulla. Siamo a livello proprio basico, soprattutto qui. Vabbè, a noi interessa finire la storia, poi tutti i segreti, il punto di vista, tesori, eccetera. Io che farei a meno data la lunghezza del gioco, comunque è veramente molto 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 lungo. No, ma perché? Ah, bravo, bravo. Vieni, vieni, vieni. Bravo. Ecco, di nuovo si è presentato nuovamente il problema della... l'invisibilità, che a quanto pare non è una cosa del gioco, ma avviene, cioè è un difetto, anche se magari sarebbe anche bello che fosse un potere del gioco. Ah, qua è dove siamo caduti, ecco, c'è il grande, quindi qui vediamo se si riesce a sbloccare qualcosa da lì. Di tesoretti è sempre la pena verificare questi angolini bui, ragazzi. Thank you.
Allora, sì. Città alta, ragazzi, città alta. Vediamo cosa c'è nella città alta. Siamo pronti per raccatta, sì, raccatta scarti. Città alta e via. Qui su non abbiamo alberi che ci permettono di salvare nelle vicinanze, quindi andiamo qua. Welcome, welcome. Questa zona sì. Capito se erano guerrieri di Ardashir oppure sono guardiani della guardiani del posto, non so, del Monte Kaff. Tra l'altro il Monte Kaff, non so quanti di voi lo sanno, ma è un po' come il Monte Olimpo per i greci, anche se è molto diverso, cioè, in quanto era comunque un luogo immaginario che equivaleva un po' sì al Monte Olimpo, ma che altro il suo era, vedi qua per esempio era tutto bloccato, era più che altro riguardo il mito della creazione, che diceva che secondo loro il Monte Kaff era al centro del mondo circondato dagli oceani. La tradizione persiana, c'è anche da dire che una cosa che qua non mi sembra sia abbastanza chiara, anche se Simurgh è un po', diciamo, richiama quella cosa, è che i persiani erano la religione zoroastresimo, una cosa del genere. Credevano in Zoroastro, che venerava il fuoco sacro, cose di cui mi sembra affatto di vedere. Comunque questa è allora voi antipatici, molto antipatici. Oh, grazie. Quindi giunti qui dovrebbe anche giungere più su,
forza con me. L'ho fatto prima. Credo sia molto facile. Andare più su. Altro sembra che mi ci abbiano mandato questi guerrieri. Colpi di mazzate praticamente. Ok, anche qui si può fare. Qua serve un'abilità super salto. Quindi andare pure. No, ragazzi. Pure bisogna venire dall'alto. Già direttamente. Per esempio mi aiuta. E basta, finisce qui il suo aiuto. Puoi andare più su, non è possibile. Zona qua, vedi, qua c'è da scoprire un bel po' qua anche. Anche se io non mi vorrei ricollegare già, però sicuramente c'è almeno un albero wack. Non facciamolo aspettare. Di che ci aspetta? Io avevo iniziato ad andarci, ma poi per oscuri motivi, per ovvi motivi probabilmente, sono tornato indietro. Ah, qui sono stati attaccati dalle... No, ti chiedo io, dato che la signoria qua ormai è curato non essere la nostra nemica, che se guardi ci attacca. Proprio dove mi sto lasciata di guardia qui. Mi sono dimenticata di toglierla. Sempre magari riguardo quel glitch temporale. Non possiamo fare altro.
arrivati a 900. Qui abbiamo una scarse, per cui non possiamo accedervi così facilmente. Suppongo che si venga più da questa parte, e a questo punto io vado da questa parte, ragazzi. La città alta, ancora più alta, può aspettare. Questo forse è uno dei punti più panoramici e belli di tutto il gioco. Indubbiamente. Anche qua non si può salire. Tanto stiamo esaurendo gli occhi da piazzare. Anche qua, qui c'era alberello. Senza questo magico potere non possiamo andare molto lontano. Per cui non ci resta che provare dall'altro lato. E comunque siamo finiti esattamente dove era proprio il bibliotecario. Qui andiamo di sotto. No. Bene. Qua per esempio abbiamo già un altro blocco. Quindi ragazzi, qua si possono provare varie soluzioni, dai. Che altro perché ormai ci siamo, quindi non voglio tornarci più volte per qui dovrebbe esserci il bibliotecario. Ecco qua. Per il momento lo eviterei, perché abbiamo appurato che non possiamo sconfiggerlo normalmente. Lo cacciato può essere scorto dalla stupa dall'accordo. Biglietto fissato a una roccia a forma di occhio, il carcere cieco, la preveggenza e la chiave. Credo di aver intuito cosa voglia dire. Ok, qui abbiamo un ascensore che vai su. Bene, bene, bene.
Ma ragazzi, che bello, che bello. Che bellissimo. Abbiamo visto praticamente ben poco qui della immensa mappa. È più che logico che siamo al Aia, che siamo solo al... dei mistici, ragazzi. Che abbiano un significato? No. Lamento che cos'è, ragazzi. Aia. Qui necessitiamo... No, no, ragazzi, no, ragazzi. Qui si necessitano... importantemente, ecco, intanto l'abbiamo eliminato. Quasi generano all'infinito, probabilmente. Non saprei. Credo di aver lasciato parecchio lì dietro comunque. Ah.
re Darius, così bravo sarebbe una serie che molti invasori divennero alleati commerciali. Ella sapeva bene che di alcuni non sarebbe mai potuto fidare per la pace del suo popolo e della sua città, finì per abbassare la guardia. Qui sono veramente molto abbastanza sicuro di aver lasciato cose, però seguiamo. No, tutti e due questi no, però dai, il congelatore ma. Due congelatori è meglio che uno, giustamente. Altro si era assopito. Ancora bellissimi damaschi azzurri. Ragazzi, qua io non lo so. Dubito che lì troveremo poteri, però magari c'è un accesso a quest'area. Qui si scende e si sale. Quindi al momento avrei dritto. Giorno 13, stato della ricerca compromesso. Quella di ieri è stata una scoperta incredibile. Ora devo solo prendere l'altra da un albero di Wakwa che è in fondo al mio progetto. Quando ci ho provato, ho percepito un grande turbamento, un fuggismo, smarrimento di fondo. Come uomo di scienza, non mi sono lasciato intimorire. Ho continuato ad esperimento, ma da allora più esco la preparazione, più il liquido si fa meno omogeneo. Si prepara come se andasse ritrovato. Non ho tutto il lavoro di questa settimana. Non so dove trovo le domande. Lo scommetto, per fortuna, non mi riuscirà. Questo comunque credo che sia Cyrus che faceva la ricerca per salvare la moglie, Cira. Comunque, il momento più adatto di mettere questa musica non c'era. La nostra concentrazione. Questo è il nemico. Basta, porco Dio. Anche se mi
voglio togliere un attimino la curiosità. Bowman! Ci vorrei fare una fotina, facciamoci un selfie. Mamma mia, che non reagisce nemmeno i colpi di spada, non si muove. Cosa che somiglia a un potere. Che mai sarà? Da sotto, proviamoci. No, però io recupererei due frecce. Missione di Lithia. Vabbè, questo dice che si lamenta in quanto i progetti comunque dell'architetto Mariam, che è stato assoldato da Dario, continua a progettare trappole, diciamo, mortali per il suo... Wow, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, non credo. Allora vediamo qui. Dice questa. Lei li proteggeva bene. Grandissima donna di non buona famiglia. No, per prima voglio eliminare quell'altro tizio. No, non è da questa parte, vabbè, intanto abbiamo fatto un'opera buona e giusta. Ok, siamo ritornati lì giù, bene bene. Questo qui balla. Grande, che stile, sembra Fortnite. Allora, lì, la vedo dura, lì.
vedo dura, signori. Maga. E allora questo qui lo possiamo togliere, abbiamo scoperto il segreto. Ah, qua dobbiamo trovare la signorina, signori. Si elimina con le frecce. Bene. Ragazzi, questo proprio. Sì, era d'altronde. Va bene. Io direi che sono abbondantemente a più di un'ora di gioco, per cui anche per questo motivo vi saluto. E ci rivediamo al prossimo episodio. Qui alla scoperta di quest'area degli archivi sacri. Immensa, molto più di quanto mi aspettassi.